Rieccoci. Allora, la prima protagonista di questa avventura, di questa intervista, è in realtà una continuazione della scorsa settimana. Ve l'avevo già preannunciata. Qui con noi c'è Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto, ma soprattutto vice coordinatore dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia, scrittrice. Ben arrivata qui con noi. Allora, la ringraziamo in modo particolare, anzi ti ringraziamo, abbiamo deciso di darci anche del tu, perché questa è l'occasione per approfondire ulteriormente alcuni temi particolarmente delicati, particolarmente importanti e purtroppo di estrema attualità, che sono stati riportati anche nel vostro libro, perché ricordiamo che tutto nasce, anche l'opportunità di questa intervista, dal libro Crimini a Nord-Est, l'inchiesta sulle rotte della nuova malavita, scritto dalla nostra De Francisco e da Ugo Dinello, quindi due giornalisti di inchiesta. Allora vi chiedo, innanzitutto ti chiedo, questo ruolo di vice coordinatore dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia, come nasce e che cosa comporta, cosa vuol dire essere vice coordinatrice di un osservatorio nel nostro nord-est, Friuli Venezia Giulia in particolare, proprio sembra lontanissimo da certe situazioni calde, invece... Sì. Intanto buonasera, grazie per questa opportunità, insomma, che date a me, che avete dato al collega Ugo Dinello. E, diciamo che essere vice coordinatore di del primo Osservatorio regionale antimafia, cioè della prima edizione, se così vogliamo, del Friuli Venezia Giulia, ha un suo perché, cioè un suo significato sostanziale, non tanto perché ne faccio parte io assolutissimamente, siamo in cinque e c'è un coordinatore che sta facendo peraltro un lavoro pregevole, importantissimo, quanto piuttosto perché viene a colmare sostanzialmente un vuoto. Il Friuli Venezia Giulia, la mia regione, a lungo, se vogliamo anche dirla tutta, fino a cinque anni fa, un lustro fa, non aveva mai preso neanche in considerazione la problematica, il fenomeno mafioso, e si è sempre ritenuta assolutamente immune dalla possibilità di... è permeabile, una regione permeabile ai rischi dell'infiltrazione mafiosa e anche al fatto di poter essere una regione considerata appetibile dalle organizzazioni criminali. E questo si è dimostrato essere non vero, però... E questo perché? Perché per tanti anni, per lungo tempo, non ci sono stati segni evidenti, ma episodici, e questo è ciò che continua anche a succedere, cioè non ci sono manifestazioni pirotecniche, per così dire, della criminalità organizzata da noi, come è stato all'inizio in diverse regioni del centro-nord Italia. E quindi c'è stata una sistematica sottovalutazione, di questo si tratta, una sottovalutazione dei rischi che gli interessi della criminalità organizzata, che non possono evidentemente, logicamente, fermarsi davanti a un confine regionale, rischi che potevano appunto arrivare anche da noi. E parlavo di episodi, cioè comunque le inchieste ci sono state, ma ricordo addirittura ancora negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, ci fu un'inchiesta che approdò poi a tutta una serie, in partita dalla direzione di settore antimafia di Trieste, su traffici di droga che arrivavano collegati, gestiti, controllati da elementi della Camorra, da una serie di famiglie della Camorra e quindi dell'area campana, inchiesta che poi approdò effettivamente a un processo e a tutta una serie, a decine di condanne per tutta una serie di reati con l'aggravante del metodo mafioso. Ecco, tutte queste cose però probabilmente non sono mai state lette in una chiave organica e quindi sono state viste come cose che arrivavano da o comunque dovevano rimanere confinate fuori dal nostro come delle meteoriti cadute sul nostro territorio e lasciate lì, cioè appartenenti a regioni, le regioni culla delle mafie italiane, lontane anni luce da noi. Diciamo anche con l'evoluzione, con tutto quello che è successo e che sta succedendo in Italia, ma penso soltanto anche a Roma, a Mafia Capitale, ecco, la mentalità della gente, quindi anche la mentalità del Friuli Venezia Giulia, ha cominciato ad aprirsi, forse a guardare con occhio un po' più attento i segnali
che tutta una serie di episodi potevano portarsi dietro, e a questo punto anche la politica ha aperto gli occhi, e la politica stessa ha detto: ok, forse è arrivato il momento di dotarci anche noi di un osservatorio, cioè di un punto di osservazione che parta dal monitoraggio innanzitutto della situazione. Vediamo che cosa è stato, vediamo qual è la storia della nostra regione dal punto di vista della criminalità organizzata, e poi monitoriamola e raccogliamo anche le criticità che ci vengono dal territorio, quindi dagli uffici regionali, piuttosto che dalle organizzazioni sindacali, piuttosto che dalla gente che può comunicare con noi e che può raggiungerci anche attraverso altri canali. Allo stato attuale sono emersi filoni di inchiesta rilevanti, interessanti, particolari, diversi da quelli, per esempio, del Veneto o della Lombardia o dell'Emilia-Romagna? Ci sono diverse, si sono aperti diversi fascicoli e non dico altrettanti, ma diversi sono stati anche chiusi noi non cerchiamo certo la criminalità, speriamo che non ci sia evidentemente, però chiusi con tutta una serie di archiviazioni legate e determinate dal dovute, causate dal ritardo con cui certi fenomeni, certe cose sono state denunciate. Sai dire. Arriva il pentito che ti racconta, il pentito, il collaboratore di giustizia, che ti racconta che quel signore 10 anni fa faceva queste cose insieme con quest'altro signore e non poterle provare, non poterli ascoltare più al telefono, non poterli intercettare, non è difficile, diventa veramente un'impresa. Quindi tante cose sicuramente ce le siamo state fatte scappare sotto il naso, e penso anche siamo una terra di confine, siamo una terra di confine con gli ex Jugoslavia, con la Slovenia, ma prima insomma con tutti i Balcani e con l'Austria. Chissà quanti carichi di droga, di armi e quanto flusso di denaro è passato senza che ce ne fosse contezza anche dal punto di vista investigativo. Mi chiedevi di inchieste, per esempio una è rimbalzata da noi, questa sì, è arrivata, ha portato dei risultati importanti, però ci è arrivata da Catanzaro, rimbalzata da noi dalla Calabria, e che riguarda il clan dei Piromalli, quindi parliamo di 'Ndrangheta, clan dei Piromalli, scusami, i Piromalli che si è scoperto gestivano tutta una serie di attività commerciali a partire dal mercato ortofrutticolo di Milano e anche tutta una serie di negozi. Nel nostro caso, proprio alle porte di Udine, dove io abito, si scopre qualche anno fa che ci sono due negozi che sono riconducibili, due negozi qualsiasi, due negozi di abbigliamento, dove magari io stessa sono entrata, tutti siamo entrati, che però in realtà erano intestati ad una testa di legno riconducibile proprio al clan dei Piromalli. Quindi ulteriori pedine, pezzi, tessere di un puzzle che serve come sempre a riciclare denaro, perché questo siamo noi, questo rappresenta il Friuli Venezia Giulia sostanzialmente, una ottima terra dove investire i proventi di attività illecite, dove lavare il denaro in sostanza. E quindi quello che è successo da noi, e di cui anche probabilmente non avevamo gli strumenti, no? Neanche conoscitivi, non avevamo neanche la cultura investigativa e la cultura anche sociale per accorgercene. E quello che è successo è stata un'aggressione silenziosa del territorio e in particolare del tessuto economico, come al pari del Veneto, rientra il Triveneto, siamo una terra ricca e interessante. È piena di piccole e medie imprese, sostanzialmente di artigiani. Ecco, c'è stata un'aggressione silenziosa all'economia sana della nostra regione, e questo sta continuando, e su questo le indagini, l'attività investigativa, vedo, si sta concentrando sempre di più. Il fatto che anche in Friuli Venezia Giulia, però anche in modo anche significativo e importante, ci sia un porto, quello di Trieste, quindi un'attività anche cantieristica correlata, eccetera, può aver facilitato certe attività di commercio, certi affari, insomma, averli agevolati, perché tutte le attività, Assolutamente tutte le zone portuali sono sempre zone un po', a rischio, no? Di essere sì. attecchite. Esattamente. Infatti l'alert, uno degli ultimi
allarmi o comunque moniti che sono arrivati dalla direzione investigativa antimafia, punta i fari proprio sul porto di Trieste, sulla sua recente espansione, sui rapporti di collaborazione commerciale che si sono avviati proprio di recente con la Cina, prima del Covid, ma questo speriamo non pregiudichi in alcun modo. E quindi stare attenti, insomma, a tutte le zone che possono essere appunto fa facile passaggio, transito, insomma, di merci. A proposito del porto di Trieste, poi recentemente, un paio d'anni fa, per la verità, ma perché tempo corre, proprio a Trieste è stata emessa una delle primissime interdittive antimafia da parte del prefetto di Trieste, per l'appunto, che ha bloccato una operazione di acquisizione dei depositi costieri di Trieste, che è un grossissimo storica società per lo stoccaggio dei beni petroliferi, dei prodotti petroliferi nell'Adriatico, nell'Alto Adriatico. Perché? Perché i personaggi che erano venuti a rilevarla e che avevano portato sul tavolo 4 milioni e mezzo di euro per acquistarla, erano tutti e tre collegati e collegabili e collegati in qualche modo per precedenti di polizia e per conoscenze con ambienti della camorra, con ambienti quindi della malavita campana. Quella era una società molto importante, oberata da decine di migliaia di euro di debiti, e era una società quindi in difficoltà, e sono queste le società che fanno più gola, proprio perché sono le più facili, sono le più facilmente aggredibili, sono quelle nelle quali tu puoi investire denari, farli girare e rimettere in moto sia le tue risorse che probabilmente anche quelle della società a un passo dalla liquidazione, dalla liquidazione, dal fallimento. Ecco, sì, quindi il porto di Trieste è sicuramente uno degli elementi più monitorati, più attenzionati, ecco, da tutti quanti, anche dalla stessa autorità portuale, Beh, evidentemente. immagino, questo senza dubbio. Tra l'altro mi hai accennato al discorso della camorra, perché poi io mi rilaccio poi anche al vostro approfondimento di inchiesta. Tu hai seguito in modo particolare, dopo vedremo anche altre questioni, il filone della camorra, quindi la penetrazione di questa mafia specifica nel nord-est, nel Friuli Venezia Giulia. Dici camorra? Sì, esattamente, anche nel Friuli Venezia Giulia, ma come non citare, se non lo ha già fatto, per quanto l'abbia già fatto, insomma, in qualche modo anche il collega Di Nello, il caso dei Casalesi, l'inchiesta di Eraclea, l'inchiesta che la settimana scorsa è ripresa dopo la pausa Covid, dopo la pausa processuale dei tribunali, che è stata definita dal procuratore capo di Venezia la più grande inchiesta sulle infiltrazioni della mafia, delle infiltrazioni mafiose a nord-est. E parlano i numeri per questa inchiesta: 10 anni di indagini, 50 arresti, 50 misure cautelari tra carcere e domiciliari, quasi tutte in carcere, e oltre quasi 1.000 pagine di ordinanza, fitte fitte di intercettazioni, tutta una serie, insomma, di particolari che hanno portato poi anche lo stesso riesame a confermare molte delle posizioni, quindi a confermare il carcere, insomma, le misure coercitive che erano state adottate. Ecco, la storia naturalmente stiamo parlando di un processo che è assolutamente in corso e quindi con tutte le cautele del caso, ed è stato particolarmente difficile trattarlo anche nel libro, ma noi quello che abbiamo fatto è stato di raccontare ciò che per il momento è cristallizzato, nulla di più, ovviamente. Ma anche questo basta, evidentemente, ci aiuta i lettori ad avere un quadro del mondo in cui viviamo. L'assunto qual è? L'assunto accusatorio è che questo Luciano Donadio, che è vicino, un personaggio vicino al Sandokan di Casal del Principe, a Francesco Schiavone, avesse creato una vera e propria, fosse a capo, fosse il boss, fosse a capo di una vera e propria associazione delinquere di stampo mafioso ad Eraclea. E che lo avesse fatto
con tutti i crismi che sono tipici appunto dell'agire, delle condotte mafiose, e quindi adoperando, servendosi dei propri denari, molti soldi anche provenienti dalla campagna e che era necessario riciclare, che aveva il compito di riciclare, e servendosi anche dell'aiuto, dell'appoggio di quelle che nel gergo un po' anche giornalistico vengono chiamate le figure cerniera, cioè cercando sostegno, contributo nei gangli della società, quindi penso alla politica e quindi penso alle libere professioni, ma anche alle banche, ma anche alle forze di polizia, alle forze dell'ordine. Ed è stata un'inchiesta che ha avuto il potere di, potere, ahi noi, è stato il classico tsunami giudiziario, anche di decapitare una giunta a metà del suo mandato. Giunta che poi comune, che poi ha vissuto sotto la spada di Damocle del rischio dello scioglimento per circa 6 mesi, anche più, 6 mesi, e scioglimento che poi non è arrivato dal Ministero degli Interni, pur a fronte di un parere sostanzialmente positivo del prefetto di Venezia sulla scorta della relazione che gli era stata depositata dalla commissione d'accesso in comune che aveva lavorato appunto nei pubblici uffici, sulle carte, eccetera. Si cercava di capire se Donadio avesse in qualche modo influenzato appunto l'attività amministrativa. E certo è, anche se mi correggo subito, certo non è, perché ripeto, il processo è appena cominciato, comunque certo è dal punto di vista accusatorio che c'è un'ipotesi di voto di scambio con l'allora sindaco di Eraclea, il patto mafia-politica. E certo è, sempre dal punto di vista accusatorio, che ci furono elementi della polizia, così come dei carabinieri, ex usciti, quindi ancora in attività, che aiutarono il presunto boss e i suoi a muoversi con una certa agilità, a conoscere prima, per esempio, le indagini che potevano essere o le attività investigative che erano a suo carico. Certo è che ci fu chi in banca non fece troppe domande. Insomma, tutto quanto un meccanismo che risponde sempre all'imperativo del do ut des: io aiuto te, tu aiuti me. Pur sempre però in un clima di violenza, come si diceva, di intimidazione, che poi ha portato anche al paradosso, no? Al controllo del territorio, che poi arriva alla degenerazione di cercare nell'elemento mafioso, comunque nell'elemento criminale, il tutore dell'ordine, e quindi nel delegare al mafioso, in questo caso allo zio Luciano, la pace Certo, sì. sociale. È quello che volevo chiedere, perché adesso abbiamo la pubblicità che incombe, ma proprio rapidissimo. Ma siccome appunto tutto è ancora in corso, non ha avuto sviluppi, non ci sono state sentenze passate in giudicato, se non erro, insomma, siamo in una fase ancora interlocutoria. Scrivere di questo, scrivere un libro, pubblicare, scriptamanent, è rischioso, è azzardato o no? Allora, col lavoro che facciamo, cronaca nera, cronaca giudiziaria, ogni giorno dovremmo avere paura, ogni giorno diventa rischioso, perché i rischi sono per l'appunto quotidiani, perché non piace a nessuno trovare il proprio nome sul giornale. E noi stessi, chi vive, chi fa vita di redazione in particolare, sa bene cosa significhi ricevere telefonate piuttosto che mail che in qualche modo minacciano, che ne so, dalla querela a tante altre cose. Però lo facciamo perché altrimenti questo è il nostro mestiere, questa è la nostra professione, lo facciamo da 25 anni, anche più per quanto mi riguarda, quindi siamo assolutamente attrezzati e abituati. Questo non toglie che non vada sottovalutata la difficoltà ancora maggiore di trattare questi argomenti, e a questo proposito ricordo come anche nel nostro libro abbiamo citato il caso di una collega che fu minacciata ancora diversi anni fa proprio quando scriveva di Donadio. E sai cosa ti dico? Quello che a me più fa paura in realtà è l'ignoranza, laddove per ignoranza intendo proprio il termine ignorare, non sapere le cose.
l'ignoranza che poi diventa facilmente strumentalizzabile, l'ignoranza che genera paura, che ti mette in balia del politico piuttosto che insomma del potente di turno e ti fa credere, ti fa vivere in una situazione che poi questa non è, insomma, in un mondo che questo non è. E quindi quello che credo possiamo fare noi, mettendo da parte qualsiasi forma di paura, e scrivendo sui giornali e facendo servizi e incontri interessanti come questi in televisione e scrivendo libri, è contribuire sostanzialmente a creare consapevolezza in chi ci segue, insomma, Assolutamente. nella popolazione. Chiaro. Questo è il migliore antidoto a qualsiasi tipo di paura. Ti chiedo un attimo di sospendiamo, abbiamo la pubblicità che incombe, poi ritorniamo insieme perché abbiamo altre questioni da affrontare, immigrazione clandestina, che è stata la tratta delle donne, la rotta balcanica, il caporalato, insomma, ci sono diverse questioni che sono state approfondite in alcuni capitoli, sono molto interessanti perché sono sempre temi di estrema attualità. Pubblicità, poi torniamo insieme.